due giorni fa alle 4:30 del pomeriggio, alle 16:30, il locale era chiuso e c'era il signor Morandi qua fuori che stava aspettando delle persone e i ragazzi che erano dentro hanno chiesto gentilmente se volesse entrare per aspettare delle persone. Lui ha detto no, aspetto delle persone fuori. Ha aspettato delle persone fuori e sono entrati a bere un caffè e si sono seduti il signor Morandi con la signora Lucarelli e un amico della signora Lucarelli. Belen Rodriguez ha saputo che la signora Lucarelli era dentro al suo ristorante e ha chiesto gentilmente se una cameriera poteva andare dalla signora e dirle se poteva uscire gentilmente dal ristorante perché non era gradita la sua presenza per varie situazioni che tutti sappiamo. E i signori si sono alzati e sono usciti. In teoria non si possono allontanare persone da ristoranti, luoghi pubblici, bar. Esattamente, però il ristorante alle 16:30 è chiuso, quindi il ristorante è libero di far uscire i clienti perché l'attività commerciale a quell'ora è chiusa e quindi... Quindi tecnicamente è tutto nella norma? Tecnicamente assolutamente sì, è tutto nella norma. Però invece nella realtà dei fatti... Nella realtà dei fatti la signora Lucarelli è dovuta uscire, di conseguenza anche il signor Morandi perché era insieme a lei, però ovviamente il signor Morandi in tutto ciò non c'entrava niente, è capitato lì per caso e poi la signora Rodriguez ovviamente si è scusata in privato con il signor Morandi. Il caso che la Lucarelli volesse tornare qui con l'attività commerciale aperta, ovviamente nessuno glielo può impedire, però poi che si assumesse le sue responsabilità. Responsabilità, presumo. Voi glielo offrite un caffè se torna? Un caffè glielo offriamo? Vabbè, o lo paga, insomma. Lo paga. Offrirlo alla nostra amica, lo paga. Non penso che la signora Rodriguez abbia il piacere di offrire un caffè alla signora Lucarelli.